Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo del bollettino del coronavirus. Continuano a scendere i numeri nella nostra regione. Oggi si registra un doppio zero nella casella dei nuovi contagiati e in quella dei decessi dopo l'unico nuovo caso di ieri. 33 persone sono ancora ricoverate in ospedale per le problematiche legate al Covid-19, di cui due restano in terapia intensiva. 304 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle ASL di competenza, mentre i guariti sono 2.487, è salito a 103.771 il numero dei tamponi effettuati in Abruzzo da inizio emergenza. A livello nazionale sono 175 oggi i nuovi contagi, in calo rispetto a ieri quando erano stati 259. Il numero totale dei casi in Italia sale così a quota 240.136. Tra le regioni sempre in testa la Lombardia, seguita dall'Emilia-Romagna. Trend discendente per le vittime, 8 in più, il dato più basso dal 1 marzo ad oggi, mentre ieri erano stati 30 i decessi. Complessivamente i morti salgono a 34.716, scendono sotto i 100 invece i ricoverati in terapia intensiva in Italia, di cui quasi la metà in Lombardia. Adesso ci occupiamo di trasporto pubblico praticamente al collasso in Abruzzo a causa delle disposizioni anti-Covid. Il TPL non riesce a soddisfare la domanda degli utenti. Il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, chiede che si arrivi all'eliminazione del distanziamento. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Se la domanda superasse il 60%, il sistema di trasporto non sarebbe in grado di garantire il distanziamento senza recare disservizi. A dirlo il presidente del trasporto unico abruzzese, Gianfranco Giuliante. Gli autobus quindi non sono sufficienti per trasportare tutti gli utenti in sicurezza, nonostante la recente disposizione riguardo l'allineamento verticale dei passeggeri, che consente a un maggior numero di persone di salire a bordo. Criticità destinate a diventare più gravi con la riapertura delle scuole. Per questo Giuliante propone di suddividere in turni gli orari scolastici. Ma non solo. Il presidente di TUA chiede che si arrivi all'eliminazione del distanziamento sociale. Le mascherine obbligatorie sono sufficienti, ha dichiarato Giuliante. Insomma, il trasporto pubblico è sull'orlo del collasso e cresce l'esasperazione dei pendolari che si vedono sfilare davanti un mezzo pieno dopo l'altro. E a chi suggerisce di acquistare nuovi autobus, il presidente risponde: saltiamo a piè pari questa indicazione, se non altro, ha spiegato Giuliante, per l'impossibilità tecnica di acquisto sul mercato nel breve periodo. Ora la cronaca, brutale aggressione all'avvocato Vincenzo Colaiacovo. L'episodio sul quale stanno indagando i carabinieri di Sulmona è avvenuto questa mattina in via Carrese tra piazza 20 Settembre e il municipio. L'avvocato stava aprendo il suo garage quando un uomo con il volto coperto da una mascherina e da occhiali lo ha aggredito con una spranga colpendola alla testa e sul resto del corpo. L'avvocato, 64enne, colto di sorpresa, non ha fatto in tempo a difendersi. Subito dopo l'aggressore si è dileguato tra i vicoli del centro storico di Sulmona. Ora l'uomo, che è rimasto sempre cosciente, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sulmona in gravi condizioni. Altra notizia di cronaca da Tessa, incidente in un cantiere edile privato dove il titolare di una ditta ha perso l'equilibrio ed è scivolato per oltre 4 metri battendo la testa sulle macerie di un vicino manufatto demolito. Soccorso dal 118, il 64enne è stato trasportato in elicottero e ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pescara per un importante trauma cranico. Non è in pericolo di vita e secondo i sanitari pescaresi la prognosi è di 30 giorni. Per ricostruire quanto accaduto sul posto sono arrivati i carabinieri e gli ispettori della medicina del lavoro della ASL. Il muratore era in procinto di rimuovere per lo smaltimento le macerie da lui stesso demolite per la realizzazione di un muro di recinzione. Lavorando nel tratto in pendenza avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ora ci occupiamo di politica. Il PD provinciale di Pescara ha un nuovo segretario, si tratta di Nicola Maiale che questa mattina ha incontrato a Villa De Riseis i simpatizzanti e i cittadini nel corso del congresso che si è svolto all'aperto. Il servizio di Paolo Renzetti. Blasioli, tanta gente questa mattina a Villa De Riseis per questa prima uscita del segretario provinciale del Partito Democratico. Lei ha lavorato tanto e sta continuando a lavorare tanto proprio nell'ambito del PD provinciale di Pescara. Ci sono volti nuovi, nomi nuovi, si guarda anche al futuro. Ma io lavoro tanto, ma credo che Nicola dovrà lavorare molto più di me e lo voglio ringraziare per aver accettato l'incarico di segretario di federazione, perché il compito che lo attende è molto molto difficile. Credo che la presenza delle persone che ci sono questa mattina qui, di sabato mattina, vicine al mare, c'è una grande voglia di partecipazione, una grande voglia di politica, e questa è una cosa importante al di là del partito, perché c'è gente che veramente si interessa. Dopo questa pandemia che ha sostanzialmente cambiato un pochino il mondo da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, e insomma in questo periodo ci stiamo accorgendo anche da un punto di vista economico. Il Partito Democratico della provincia di Pescara è chiamato a una grossa riorganizzazione, che è una riorganizzazione che deve tendere naturalmente anche alla conquista, alla riconquista di alcuni centri amministrativi importanti. Abbiamo 4 comuni a settembre: Carpineto, Elice, poi abbiamo Torre de Passeri e abbiamo Civitaguana, e poi abbiamo 15 comuni che si rivoterà il prossimo anno, e sono comuni importanti perché dopo appunto Montesilvano, Spoltore, Pescara ci sono i centri più importanti della nostra provincia, tra cui Popoli, Penne. Insomma, c'è un lavoro difficile che attende il nuovo segretario, a cui va il mio augurio e sicuramente anche il mio supporto nel corso di questi mesi. Uno dei lavori che abbiamo deciso di cantierare in questo congresso e per quello che seguirà è quello di creare una comunità forte, unita, unitaria, che si candidi da qui ai prossimi anni a governare Pescara, cercare di governare Montesilvano, Silvano, Penne, tutti i comuni da dove già dai prossimi anni, l'anno prossimo penso già a Penne, ma anche le amministrative di settembre, in cui si voterà in 4 comuni della nostra provincia, 4 comuni piccoli ma importantissimi, cercando di tornare ad essere forza di governo. La sua elezione va anche nel senso del rinnovamento e del ringiovanimento del partito? Guarda, io penso che in realtà la vera questione generazionale non sia una questione anagrafica, ma sia una questione di idee, quindi porteremo idee sicuramente nuove, porteremo sicuramente un modo di lavorare estremamente più dinamico al Partito Democratico in provincia di Pescara. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia di Chieti, a Canosa Sannita, dove ci si prepara a stampare una moneta che avrà la doppia funzione di attrarre consumatori e turisti e nel contempo di far acquistare presso le attività del paese in maniera più agile, oltre a poter essere utilizzata all'interno della comunità per acquisti, iniziative sociali e per sostenere la nascita di nuove imprese. Il progetto, in collaborazione con il circuito Abrex, nasce a seguito della recente approvazione di una legge regionale specifica che vedrà proprio Canosa come comune pilota. Noi siamo andati a vedere questa mattina di cosa si tratta con Paolo Renzetti e vi proponiamo una sintesi della diretta del TG6 delle ore 14. E proprio lei, Montepara, ha portato in consiglio una proposta di legge per questi circuiti complementari, per l'utilizzo di questi circuiti complementari. Questa è un'opportunità che si dà ai commercianti, ma non solo, ai professionisti, a tutto il mondo economico. In Abruzzo già c'è la realtà di Abrex, e quindi ringrazio D'Ottavio, Angelo e tutti i collaboratori che hanno avuto queste idee e da diversi anni ci stanno lavorando, ma io come consigliere regionale mi auguro che altri circuiti nascano, proprio perché nella molteplicità dei servizi, nella possibilità che più persone possono offrire qualcosa di alternativo, sempre a favore dei cittadini. Però andiamo ad ascoltare proprio dalla viva voce del primo cittadino di Canosa, Lorenzo Di Sario, questa iniziativa, perché lei sindaco, lo possiamo dire oggi in anteprima, sta per battere, lo farà tra pochissimi giorni. Le prime monete locali qui a Canosa, come mai questa iniziativa? Perché?
Beh, guardi, la verità comunque è che noi qui a Canosa già abbiamo un sistema non completamente similare, però un qualcosa che applichiamo sul recupero della plastica. Noi infatti consegniamo dei buoni a chi immette le bottiglie di plastica, le lattine d'alluminio dentro dei contenitori. Quindi, partendo da questo presupposto, oggi come oggi diciamo che ci vogliamo allargare, bisogna inventarsi comunque qualche cosa per combattere, perché non è il termine giusto, ecco, uso un altro termine, per contrastare lo strapotere, per esempio, della grossa distribuzione, che nel giro di poco tempo hanno cambiato proprio i volti dei paesi, specialmente i paesi dell'interno, tipo Canosa Sannita. Il nome della moneta però non ce lo vuole rivelare? Non lo posso dire perché mi hanno detto di non dire niente, quindi devo obbedire. Ottavio, in 30 secondi però è giusto spiegare, per chi non dovesse conoscere bene questo sistema delle monete complementari, che cos'è Abrex? Abrex è uno strumento che permette alle imprese di accedere a linee di credito senza costi, senza interessi, in 24 ore e senza le valutazioni che danno le banche. Ma non è uno strumento antagonista alle banche, è uno strumento complementare a quelli tradizionali. Le imprese in questa comunità possono comprare usando la loro capacità di produzione, quindi comprano in misura direttamente proporzionata a quello che potranno vendere, perché in questa comunità ci sono aziende che effettuano domanda e offerta di beni e servizi, una comunità che cresce in un'economia che ha una rilevanza sociale straordinaria. E siamo stati ben lieti di accettare e di conoscere questa moneta alternativa che può fare in modo di far crescere il commercio nel nostro piccolo paese. Quindi mi ritrovo qui con l'accettazione di tutti ad essere felice e sperare di poter portare più movimento nel nostro paese. Ecco. L'obiettivo, come diceva il sindaco, è quello di cercare di battere, di superare questo periodo di crisi. Esatto, purtroppo ci troviamo in un periodo di crisi e un po' per tutti i piccoli paesi, specialmente i piccoli paesi. Quindi dobbiamo fare in modo di essere un paese alternativo e riuscire ad affrontare e a vincere questa crisi che purtroppo ci troviamo ad affrontare, ecco, specialmente anche dopo il coronavirus. Restiamo in tema perché, tornando a Pescara, alcuni commercianti del centro, in particolare della zona di Via di Amicis e Via Quarto dei Mille, hanno protestato per il problema sicurezza. Al loro fianco il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. È una situazione insostenibile, bande di criminali, delinquenti che bivaccano ogni giorno davanti ai negozi, persone che spacciano droga, che delinquono, sono arrivati anche ad atti di violenza, mi hanno anche raccontato delle manifestazioni o atti sessuali in pieno giorno in una fermata dell'autobus di fronte a un negozio, persone che entrano all'interno dei negozi e vomitano all'interno dei negozi, è una situazione veramente catastrofica e incestibile. Allora, quali sono le mie richieste al Comune di Pescara, prioritariamente le forze di polizia? Di istituire un altro presidio fisso della Polizia Municipale anche in questo tratto. Interventi subito, non servono spot che leggo sul giornale, creiamo la nuova squadra speciale dei vigili, esiste già una squadra speciale, devono fare atti concreti, questo chiediamo, alle parole vogliamo fatti. L'amministrazione regionale e il Comune di Pescara si sono riempiti la bocca di propaganda e questo è il fallimento più grande sul tema sicurezza del centrodestra che governa Comune di Pescara e Regione Abruzzo. Noi abbiamo un'attività che dovrebbe essere un piacere per le famiglie e i giovani venire a prendere, da noi abbiamo una gelateria, però la sera alle 9 che dovremmo incominciare a lavorare, perché il gelato l'estate si vende più dopo cena, noi alle 9 siamo qua, alle 21 siamo costretti a chiudere perché in quegli orari lì e anche poco dopo già c'è una situazione ingestibile, persone che ovviamente consumano alcolici, persone che consumano sostanze stupefacenti, per non dire altro,
e quindi è un degrado che sta aumentando. Era tutta un'altra cosa 45 anni fa, quando abbiamo acquistato questa casa col sudore del lavoro. Era veramente un'isola felice quel condominio, con tutto l'isolato. Adesso non ci si può affacciare neanche al balcone. Io fino a questa mattina mi stendevo i panni, guardavo sotto, e gente che butta ad esempio la spazzatura all'umido alle 8 di mattina, persone che rovistano dentro quelle spazzature, persone ubriache che stazionano lì e vanno a fare i loro bisogni, che stazionano sotto a quel giardino dove noi non abbiamo un po' i figli li ho portati, ma i nipoti lungi da me di fare una passeggiata in quel giardino. Io vado a Villa Sabuchi per portare i nipoti un po' a passeggio e prendere una boccata d'aria. Voltiamo pagina, ora ci occupiamo di ambiente. L'orso bruno marsicano, specie che vive soltanto in Abruzzo, è a rischio estinzione ormai da molto tempo. Si lavora però per cercare di ampliarne l'habitat, nonostante la minaccia rappresentata dall'uomo. Il mammifero è protagonista del 60° numero di The Rerum Natura. Vediamo il servizio. L'orso bruno marsicano è il simbolo dell'Abruzzo selvaggio, purtroppo in via di estinzione e classificato a rischio critico. È a questo affascinante mammifero che è dedicata la 60° edizione di The Rerum Natura, la rivista di informazione ambientale. E oggi presentiamo il numero 60 della rivista The Rerum Natura, che è un contenitore che è riuscito a mettere insieme tutto il sistema delle aree protette d'Abruzzo, non solo i quattro parchi, i tre nazionali e un regionale, ma anche le riserve naturali, ovviamente l'unica area marina protetta che è questa del Cerrano dove siamo oggi. Perciò la rivista da oltre 25 anni cerca di insiste sulla rete in Abruzzo, ma non solo, perché oggi con l'orso poi apriamo anche all'orso polare, facciamo una disamina anche della situazione di questo grande carnivoro meraviglioso. Nel mondo oggi sopravvivono meno di 100 esemplari di orsi marsicani, tutti nell'areale appenninico. Attualmente si sta ampliando l'habitat a disposizione. In quest'ottica assumono un ruolo fondamentale i cosiddetti corridoi ecologici, aree verdi volte alla ripopolazione di alcune specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Gli animali non hanno confini e i corridoi mettono in relazione i tre parchi nazionali d'Abruzzo, creando un collegamento dal Molise all'Umbria. Abbiamo all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga almeno le due esemplari, se non di più. Abbiamo una presenza di avvistamento certo sia sul versante pescarese che sul versante teramano, una presenza peraltro ripetuta e documentata in termini anche scientifici. I prossimi giorni pubblicheremo i dati che sono in corso di elaborazione. L'orso però non è ancora salvo. L'antropizzazione e lo sfruttamento del territorio infatti non danno tregua alla fauna abruzzese, che in parte ha potuto riprendere fiato durante il periodo di lockdown. L'orso deve uscire ancora di più da quelli che sono i confini dello storico Parco Nazionale d'Abruzzo, grazie al quale l'orso si è potuto salvare. Ha bisogno di areali più ampi e quindi a volte viene in contatto con quelle che sono le attività dell'uomo, che è molto presente sul nostro territorio. Ci sono dei modi di convivenza che sono stati sperimentati con ottimi risultati, dobbiamo lavorare da questo punto di vista, quindi chiaramente bisogna rinunciare a tutti quei progetti impattanti che vanno a devastare le aree dell'orso, bisogna tutelare le aree naturali protette che svolgono questo ruolo fondamentale. Tra i progetti impattanti che mettono in pericolo diverse specie protette, quello della paventata centrale SNAM di Sulmona con relativo metanodotto, nonché la proposta di riperimetrazione del parco regionale Sirente-Velino, che potrebbe essere ridotto di 8.000 ettari. Dobbiamo capire che noi stiamo tutelando una specie di cui rimangono soltanto 50-60 esemplari. Nel momento in cui scompare l'orso marsicano sulle montagne abruzzesi, scompare da tutto il mondo. Abbiamo un'enorme responsabilità e dobbiamo farcene carico. Ed ora siamo arrivati allo sport. Partiamo da quanto accaduto ieri sera fra Pescara e Pisa. Non è riuscito
a ripetere la bella prestazione offerta contro la Juve Stabia, il Pescara cadendo dunque sotto la torre per 2-1. Oltre alla brutta prova c'è anche la beffa finale: in 10 per l'espulsione di Bettella, i biancazzurri avevano acciuffato il pari all'89esimo con una magia di Clemenza, ma una dormita sull'ultima azione dei toscani ha agevolato il gol partita dell'ex Soddimo. Vediamo. Sotto la torre il Pescara crolla al 95esimo in 10 dopo aver pareggiato con Clemenza a tempo scaduto in una gara in cui i biancazzurri hanno giocato piuttosto male, gettando alle ortiche però un pareggio che avrebbe avuto un grande valore alla vigilia della gara di lunedì in casa con l'Empoli. Finisce 2-1 per il Pisa, squadre in campo entrambe con il 3-5-2. Le Grottaglie schiera in difesa Bettella, Scognamiglio e Drudi, mentre a centrocampo Zappa e Crecco sono gli esterni, con Busellato, Castano e Memusciai a completare il reparto centrale con Pucciarelli e Galano in avanti. Fra i toscani a centrocampo a sorpresa gioca Belli, autore del gol del vantaggio pisano per De Vitis. In avanti spazio a Marconi e Masucci, spalti deserti e caldo all'Arena Garibaldi, dove si inizia sotto la direzione di Minelli di Varese. Si parte a buon ritmo ma con tanto equilibrio le due squadre a fronteggiarsi soprattutto a centrocampo. Al 13esimo, prima occasione targata Pescara con la punizione calciata da Memusciai che mette palla in area, dove Scognamiglio riesce solo a spizzicare il pallone che finisce di un soffio fuori. Gol mancato, gol subito, visto che sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio toscano con Belli che di testa su cross di Lisi salta praticamente indisturbato mettendo la sfera alle spalle di Vincenzo Fiorillo. Si mette male la contesa per il Delfino che dopo aver preso gol nel primo affondo locale è ora costretto ad inseguire. La squadra di Nicola Legrottaglie cerca di reagire ma la manovra abruzzese è piuttosto confusionaria e soprattutto infruttuosa, visto che l'estremo difensore pisano deve compiere il suo primo intervento al 39esimo su tiro dalla distanza di Zappa. I minuti finali di primo tempo vedono ancora il Pescara spingere ma senza costrutto. Nella ripresa negli abruzzesi c'è Masciangelo in campo al posto di Crecco, cambia la disposizione tattica del Pescara che passa al 4-4-2 con il Pisa pericoloso già al primo con un tiro insidioso di Lisi che chiama Fiorillo alla deviazione in calcio d'angolo. Al settimo si vede Zappa sulla destra con il cross e l'anticipo di Caracciolo che rischia l'autogol. Sugli sviluppi del corner Scognamiglio salta più in alto di tutti mettendo però di testa la sfera sopra la traversa. Spinge il Pescara con il Pisa attendista e che si rivede al 14esimo con Marconi che incorna sugli sviluppi di un angolo mettendo il pallone sopra la traversa. Passano 2 minuti e Bettella rimedia il secondo giallo ed il rosso lasciando così i suoi compagni in 10 uomini. Serata negativa per l'ex atalantino ma anche per diversi altri suoi compagni, con il tecnico del Pescara che effettua un doppio cambio gettando nella mischia Clemenza e Melegoni per Pucciarelli e Castanos. Trascorrono i minuti e l'inerzia del match non cambia con il tecnico abruzzese che poi cambia invece ancora uomini con Maniero al posto di Memusciai e con la formazione ospite in 10 ora sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio. Per Gori è una serata però di quasi assoluto riposo, visto che dalle sue parti il Pescara non si vede praticamente mai fino all'89esimo, quando il neoentrato Clemenza si inventa un gol pazzesco dai 22 metri mettendo il pallone all'incrocio dei pali. Pareggio per i biancazzurri che fanno festa e credono di avercela fatta, anche perché i ragazzi di D'Angelo accusano il colpo prima della vera e propria beffa del 95esimo, ben oltre i 4 minuti di recupero assegnati dal quarto uomo con Pinato che se ne va sulla sinistra e crossa per Soddimo che dalla parte opposta praticamente a porta vuota fa 2-1, segnando il classico gol dell'ex che per il Pescara, nonostante una prova opaca, ha il sapore amarissimo della beffa. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata i difensori del Pescara Bettella e Masciangelo, che dunque salteranno il match di lunedì sera all'Adriatico Cornacchia contro l'Empoli. Intanto il finale beffa di Pisa che abbiamo visto, la sconfitta maturata all'ultima azione, fa schiumare rabbia al tecnico Legrottaglie, che ascoltiamo. Ah, come cosa devo commentare? Sono arrabbiato per non dire altro, cioè, come fa a non essere arrabbiato? Cioè, in una situazione del genere si va a casa con 0 punti, sono molto nervoso perché non è possibile che veniamo a casa fuori con 0 punti in una partita così, una partita che nel secondo tempo un in meno abbiamo secondo me dominato sotto il piano del gioco, abbiamo fatto un miracolo,
in quello che era riprendere questa partita. Secondo me, se durava un altro po', la potevamo anche, se stavamo e non facevamo quell'errore lì, potevamo anche pensare di vincere. L'impressione era questa, l'impressione che stavamo veramente andando oltre il limite, ed ero molto, molto tranquillo, perché la squadra stava. Però prendere un gol del genere al 94esimo, quando invece di essere attenti mi ha fatto un errore clamoroso, mi dà fastidio, perché al di là che è positiva per me la prestazione, ma non c'entra. Io stasera volevamo i punti. Mi ha fatto un errore al 94esimo che non mi è piaciuto. Questo purtroppo ci fa andare via con un malumore. Purtroppo oggi la partita è stata condizionata anche secondo me da alcune decisioni estreme, cioè tante ammonizioni. Noi abbiamo subito 10 falli nei primi 10 minuti, mai un'ammonizione, poi a un certo punto 3-4 ammonizioni di fila a noi, poi secondo tempo è inevitabile che rimani in 10. Poteva essere gestita meglio anche la situazione di cartellini, quindi siamo stati molto penalizzati oggi, secondo me. Il gioco non si vede nelle parate che fa il portiere, il gioco si analizza su tanti altri aspetti, su quanto è grande l'indice di pericolosità di una squadra. Se poi sbagli l'ultimo passaggio e sbagli il passaggio finale per poi andare a fare gol, quello significa che è un'occasione da gol. Non guardiamo solo i pali o le parate del portiere. Io credo che alla lunga, se analizziamo l'indice di pericolosità della serata, noi siamo stati molto più pericolosi. E chiudiamo la pagina di Serie B con uno sguardo alla prossima giornata di campionato, le partite della 31esima giornata, 12esima di ritorno. Ci sono le designazioni arbitrali per quanto riguarda la partita del Pescara che ospita l'Empoli, è stata affidata a Airoldi di Molfetta. Ed ora la Serie C. In casa Teramo sembra rientrare il caso di Matteo con il laterale che è stato reintegrato in rosa. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per il debutto nei playoff. Il difensore Piacentini e il centrocampista Mungo suonano la carica. Per quest'ultimo c'è anche la speranza di ripetere il cammino vincente di due stagioni fa con il Cosenza. Dopo il settimo posto in campionato ci fu infatti la promozione attraverso i playoff. Sicuramente tutti gli anni si può sempre fare meglio, quest'anno non è stato uno dei migliori anni della mia carriera, ma spero tanto di rifarmi nei playoff e di rifarci. So che si aspettano tanto e farò di tutto per ripagare i tifosi, e lo staff e tutti. Quindi daremo il massimo nei playoff per passare più turni possibili. Certo, sicuramente siamo quasi nella stessa posizione, perché nessuno ci considerava e nessuno credeva in noi, e quindi speriamo di poter fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi a Cosenza, restando uniti, lavorando bene e pensando partita dopo partita. Inizialmente sembrava di no, che fosse tutto finito, e poi invece abbiamo scoperto verso la fine che ci sarebbe continuato a giocare, quindi non è stato facile affrontarlo anche dal punto di vista fisico, dicevo, perché allenarsi a casa e non sul campo non è molto semplice. Intanto direi che l'obiettivo principale che ci aveva posto la società è stato raggiunto, anche se magari non come la società voleva, perché voleva magari una posizione migliore in classifica, però l'obiettivo dei playoff è stato raggiunto, e quindi secondo me posso dire che è una buona cosa. Adesso sta a noi poi farci valere sul campo in questi playoff. E niente, sì, l'anno scorso li abbiamo sfiorati, ma come sappiamo non dipendeva solo da noi, perché ci doveva essere una concomitanza di altri due eventi. Però l'importante sì è che quest'anno siamo arrivati in zona playoff e adesso abbiamo l'opportunità di giocarli.
Lasciamo il basket, scusate, il calcio, adesso ci occupiamo di basket. Dopo anni di silenzio, l'ex presidente del Teramo, Carlo Antonetti, torna sulla scena e lancia l'idea di un consorzio di imprese per rilanciare la pallacanestro. L'obiettivo è quello di partire dalla Serie B. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. È stato il principale artefice dello splendido decennio Ina 1 del Teramo Basket, poi l'uscita di scena nel 2011 e l'onda lunga di una crisi societaria che porterà alla scomparsa del club nell'estate 2012 dopo un'altra salvezza conquistata sul campo. Carlo Antonetti si riprende la scena e si fa promotore della nascita di un consorzio, Amare Teramo il suo nome. Lo scopo? Tornare a dare emozioni con il basket, ridare entusiasmo al tessuto teramano. Ma questo progetto nasce da una motivazione forte che è quella di cercare di invertire una tendenza che ormai da anni investe il nostro territorio, la nostra città, che è quella un po' di una crisi di partecipazione, di voglia di entusiasmo, di voglia di competere, di voglia di partecipare, di mettersi in gioco e di entusiasmo, di progettualità. Quindi in questo scenario si inserisce una volontà di cercare di invertire una tendenza che oggi poi è aggravata anche dalla situazione Covid che tutti conosciamo e che non possiamo dimenticare, ma che ci impone di pensare positivo, di cercare di dare appunto un rinascimento a queste, alla realtà sociale, a quella diciamo imprenditoriale della nostra città. Nella mia idea la pallacanestro inizia come essere un elemento, un ingrediente di aggregazione, perché ha una storia in questa città, perché lo sport è aggregazione, è stare rispetto delle regole, è stare insieme, quindi è anche professionalità, è un fatto culturale, sociale e anche di competitività, perché è un valore che noi dobbiamo riprendere anche in questa città. Bisogna essere competitivi, che non vuol dire vincere, ma vuol dire competere appunto. Da qui a un paio di settimane Antonetti valuterà se ci sono i presupposti per la nascita effettiva del consorzio. È già stato intavolato un dialogo con il presidente del Teramo Basket 1960, Ruscetti. L'ipotesi è che il consorzio possa partire con una Serie B e da lì dispiegare la sua progettualità. Se si dovesse concretizzare questa ipotesi del consorzio e l'ipotesi di una costituzione di una società controllata al 100% dal consorzio, automaticamente penso che sia logico pensare alla Serie B. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.